Alleluia, benedetto tu sei, Signore, alleluia, sei meraviglioso, Signore, meravigliose sono le tue opere, meravigliosi sono i tuoi consigli, i tuoi insegnamenti, meraviglioso, Signore, è questo luogo che ti sei scelto per dimora del tuo nome, alleluia, 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 meravigliosi sono questi momenti particolari della nostra vita che ci hai voluto donare ancora questa sera, Rita Massa, la mai, andala massi, alleluia, gloria al tuo nome. Sì, o Signore, non per questo, Signore, ti sei presentato come il meraviglioso, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia. Qual è il tuo nome? Il mio nome è meraviglioso, alleluia, alleluia, alleluia. E meravigliosi siamo i tuoi figli, alleluia, creati veramente a tua immagine e somiglianza, riportati a te grazie al tuo sacrificio, all'opera di remissione, alleluia, di tutti quanti i nostri peccati, facendoci nascere di nuovo, alleluia. Quindi ti lodiamo con un cuore sincero e nuovo davanti al tuo trono, Padre, insieme agli angeli del cielo, serafini, cherubini e tutto l'esercito celeste, alleluia. Lo vogliamo fare adesso, Signore, per tutta l'eternità, insieme a Gesù benedetto in eterno, alleluia, amen, alleluia, amen, amen. Alleluia, alleluia, benedetto sia il Signore, alleluia, alleluia. Vedete, si può entrare in tante chiese, o meglio in tanti luoghi dove si predica la parola di Dio, però i luoghi scelti da Dio sono diversi, perché la sua presenza è particolare. Amen. Alleluia. Quindi
non tutti i luoghi sono uguali, non tutte le chiese sono chiese, ma sono chiese quelle che il Signore forma. Amen. Allora, vedete, quel luogo diventa un luogo santissimo. Alleluia. Guardate, Mosè, quando portava al pascolo il gregge di suo suocero, di Etro, non è che andò solo sopra un monte o in un solo posto, perché dovete pensare che Mosè è rimasto a casa del suocero, non un nonno, 40 anni. Perché quando uscì dall'Egitto aveva 40 anni. Altri 40 anni da suo suocero e altri 40 anni nel deserto a guida del popolo di Israele uscito dall'Egitto. In totale 120 anni. Amen. Quindi pensate voi che Mosè in 40 anni, fate attenzione, state attenti. Pensate voi che Mosè, per 40 anni portava il gregge di suo socio sempre sullo stesso posto? No, no, dice perché? Anche perché se lui lo avesse portato sempre nel medesimo posto, lì l'erba non ce ne sarebbe stata più. Giusto? Perché i pecori l'avrebbero mangiato tutta, no? Quindi l'erba per ricrescere ha bisogno di un certo tempo. Alleluia. Quindi un buon pastore, un saggio pastore, che cosa fa? Un giorno porta il gregge in un posto, li fa brucare, ma pare si dice brucare, no? O si dice, o non si dice, gli fa mangiare. Li fa brucare, quindi no. Allora, in quel posto, fratelli, un gregge, non è che pensate che i greggi che c'erano una volta erano come i greggi che si vedono oggi? Perché i greggi di oggi, può non essere che saccio, un pastore che ha, noi ne vediamo più o meno sulle montagne, no? O le colline, noi vediamo che possono essere 50 pecore, 60 con tutti i capri, no? Con tutte le capre. Oh, i gregge di una volta erano così numerose che si trattavano lì a migliaia. E voi ci pensate, sto gregge di Mosè, del suo soggiorno di Mosè, portato tutte queste 1000 pecore, no? In un posto che facevano piazza pulita. Amen. Quindi, allora, tutto questo discorso dice perché cosa sto facendo, o meglio, Signore, perché me lo sta facendo fare? Per far capire che Mosè non portava, ed ogni bravo pastore non porta il gregge sempre in un posto, perché no, lì l'erba si consuma. Amen. Quindi, però guardate, dice, qual è il fine di questa spiegazione? Che tutti i monti, tutte le valli, tutte le pianure, che Mosè, dove Mosè portò questo gregge del suocero, non erano tutti stessi. Non erano tutti. In che senso? Solo il monte Sinai. Soltanto lì il Signore si fece vedere, si manifestò, parlò con Mosè e successivamente gli diede le leggi che oggi noi conosciamo ed i comandamenti.
Alleluia. Allora, vedete, monti e valli. Alleluia. Con lo stesso gregge, con la stessa persona di Mosè, però l'Eterno non si manifestò in nessun posto, soltanto lì. Dice, con questo il Signore mi fa dire, in vano si affaticano gli edificatori se il padrone della casa non edifica. Amen. Quindi non è stato il monte Sinai perché aveva delle caratteristiche particolari che il Signore si manifestò, ma perché il Signore stabilì lì, decise, dice qua, questo è il monte, perché vedete, gloria all'Altissimo, che bello quando il Signore dà poi successivamente anche le motivazioni, i motivi per cui fa una cosa. E allora dice, perché ha scelto il monte Sinai? Perché successivamente il Dio doveva manifestarsi su quel monte, quindi, ed il popolo, essendo ora numeroso, che non avrebbe avuto poi sempre il gregge del suocero Mosè, ma avrebbe avuto al suo seguito il gregge delle pecorelle del Signore, molto ma molto più numerose. Perché? Allora, perché? Ve lo dico subito. Perché dovete sapere che quando Mosè fece uscire il popolo di Israele dall'Egitto da notte, il 14 di marzo, quando il Signore ci fa fuori a celebrare la Santa Cena, sapete quanti erano? 630.000. E le persone venivano contate, non comprendevano donne e bambini, perché quando si faceva il censimento, quando il Signore gli faceva fare il censimento, non glielo faceva fare contando tutti, annoverando tutti, mascole, femmine, da stessa età, no. Allora, i censimenti anticamente venivano fatti solo per gli uomini e da una certa età in poi, dopodiché basta, tagliava. Amen. Mi pare che era dai 20 anni in su fino a 50 anni. Quindi quelli antecedenti ai 20 anni e successivamente i 50 anni non venivano censiti. Fratello, quanto erano? E piede del monte Sinai, gli israeliti? Milioni. Tutte comprese, no? Che poi c'erano pure l'animale. Allora, quindi vedete, il Signore allora ha scelto quel posto per svariati motivi che Mosè non conosceva, non conoscevamo neanche noi, ma questa sera il Signore, ecco, dice, quanto ci rovo io adesso, miei figli, che sono qua presente, non ci rovelo, ce l'ero io ad Abramo le cose che sto per fare, non gli spiegherò il perché, perché appunto ho scelto quel monte lì, quel territorio, perché successivamente avrebbe dovuto ospitare tutto il popolo uscito dall'Egitto. Alleluia. Quindi il monte Sinai rimase sempre il luogo santissimo. Togliti i calzari dai piedi, perché il suolo sul quale stai è santo. Amen. Fratelli, sto luogo c'è giù, tenemmo nel luogo caro, non l'ha scelto l'uomo, l'ha scelto il Dio. Alleluia.
benedetto sia il Signore. E in questo luogo, vedete come pure, guardate come il Signore è sempre Lui che si sceglie, eh? Attenzione, attenzione, perché ci sarà qualcosa ancora di più profondo in quello che il Signore mi sta facendo dire, eh? Ancora non l'ho capito, però sento. Allora, dovete sapere, che lo sapete, che è sempre il Signore quello che si sceglie ogni cosa. Attenzione, lungi da noi, il voler fare determinate cose senza il consenso, o meglio, senza l'ordine da parte di Dio. Alleluia. Perché invano si affaticheranno gli edificatori, perché il padrone non edificherà mai. Guardate, quando Abramo ebbe, vi ricordate, Isacco, vi ricordate che ha avuto Isacco, che lo sappiamo, l'abbiamo letto, il Signore ce l'ha spiegato tante volte, ed il Signore gli ha detto ad Abramo: offrimi in olocausto il tuo unico figlio Isacco in sacrificio su un monte dove vuoi, onde ti pare meglio. È vero? Ma chi mi ha dato sto a te? Perché ho detto una bugia, vero? Infatti. Ma perché ho detto questo? Per far rimarcare, rilevare ancora di più che bisogna stare attenti quando il Signore parla. È quello che noi dobbiamo fare. E Dio gli disse: prendi tuo figlio e sacrificalo sul monte che io ti indicherò. Amen. Alleluia. Amen. Vedete quel Dio? Ma non c'è bisogno, ma pregammo. Tanto il Signore sa, sta scritto. Andate, predicate, evangelizzate. Possiamo andare tutti. Sì, eravamo mancato. Manco? Perché se ti pigliano i municipi, ti vengono pure la conservazione. Quindi, e allora, e guardate, anche lì, allora il Signore mi ha fatto capire e dire il perché ha scelto il monte Sinai, perché si prestava meglio di ogni altro monte, e meglio di ogni altra pianura, perché se il Signore avesse scelto una bellissima pianura, il popolo nella pianura non avrebbe visto il fuoco di Dio, il monte tutto fumante. Amen. Alleluia. Quindi doveva essere un monte. Perché il Signore ha detto pure: offrimi il tuo figliuolo sul monte che io ti indicherò, che era il monte Moria. Amen. Sapete perché? Perché anche qui c'era un motivo ben preciso. Perché su quel monte dove Abramo doveva sacrificare suo figlio, su quello stesso monte, il re Davide offrì il sacrificio quando il Signore fece venire la peste in Israele. Era sullo stesso monte Moria, dove appunto, aspetta, guerra, quello che gli ha offerto, dice: ecco, io ti offro l'aia. Guardate, l'aia, gli utensili, e tutte le attrezzature di trebbia, no? E che
dice, offri quindi qui il sacrificio. Amen. Che cosa ha risposto allora il re Davide? Dice, io non offrirò mai all'Eterno un sacrificio che non mi costi nulla. Itala Massia l'amata, perché il sacrificio che aveva offerto Abramo gli era costato quasi già la vita del suo figliuolo Isacco. E su quello stesso monte Monte Moria poi è stato edificato il Tempio di Gerusalemme. Vedete, quando il Signore sceglie un posto che alla base ci sono tante, ma tante di quelle cose che l'uomo non potrà mai capire se il Signore non si farà capire. Amen, gloria a Dio. Allora vogliamo leggere, alleluia, nell'Evangelo di Matteo capitolo 9. Ed egli, cioè Gesù, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto. E Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, figliuolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora alcuni scribi dicevano fra sé, costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire, i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua. Le folle, veduto ciò, si meravigliavano e glorificavano Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Alleluia. Intanto, una piccola parentesi. Guardate come effettivamente la guida dello Spirito Santo è nel servo di Dio. Avete la Bibbia lì? Avete tutto, no? Avete seguito la lettura, tanto mascolo che femmine? Com'è l'intestazione qua? Paralitico di Capernaum. Voi del lato maschile, la stessa cosa? Oh. Ah? Io ho guarigione in paradiso. E tu sei sempre speciale. Allora, dice, vi ho fatto questa domanda, sapete perché? Perché l'intestazione è sbagliata. Me ne sono accorto oggi, dopo 20 anni. Avete seguito la lettura, no? Allora, ed egli, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto. Sabato, che dice? Vedete? E poi riporta Marco capitolo 2, 3, 12, Luca, quello è un altro paralitico, veramente di Capernaum. Questo invece non è il paralitico di Capernaum, questo è il paralitico di Nazareth. È vero? Fatele, lo leggo io. Ed egli, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Qual è la sua città? Capernaum o Nazareth? È vero o non è vero? Vedete?
gloria a lui. Disse: guarda, ed è come effettivamente certe volte uno si fida di quello magari che è scritto l'intestazione, le cose, e invece no, vedete? Perché e allora è più attendibile quindi quello che scrive Matteo, perché tanto Marco che Luca non facevano parte di 12 apostoli, invece Matteo sì. E poi invece queste dice: ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto. Ma fratelli, è chiaro che se è un paralitico, cioè tu deve essere disteso su qualche cosa, su un letto, no? Su una branda, una cosa. Invece quello di Capernaum è stato portato da uomini che hanno scoperchiato il tetto. Amen. Questa vedete l'importanza apparentemente potrebbe anche risultare non di molta importanza, dice fatto sì, ma se era lui, non era lui, però per la precisione, perché uno già si forma l'idea che è la stessa persona, invece non è la stessa persona. Amen, gloria a Dio. E allora dice: ed egli salito, quindi Gesù salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Vedete? Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto, e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora alcuni scribi dicevano fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua. Le folle, veduto ciò, si meravigliavano e glorificavano Dio che aveva dato tale potere agli uomini. E allora, come la scrittura del Signore ci ha sempre insegnato, dice che il salario del peccato è la morte. Amen. Ora è chiaro che la morte, se uno accumula peccati sopra peccati durante il corso della propria vita, alla fine tutti quei peccati lo porteranno alla morte. Amen. Altri peccati invece, vedete, se sono più gravi, allora il Signore può intervenire anche subito. Alleluia. Come quando, vi ricordate, Uzza lì che toccò l'arca e il Signore lo bruciò, lo carbonizzò. Allora, o come pure i figli di Aronne, quei due figli di Aronne che offrirono dell'incenso, del fuoco di illecito che Dio non aveva ordinato. Ecco, vedete, che Dio non aveva ordinato. Guardate, in questo momento sia glorificato Dio. Ve lo dico con tutta sincerità, in verità, che Dio non aveva ordinato. Vedete come tutto va, e neanche a farla apposta all'inizio il Signore mi ha fatto dire che lui aveva ordinato ad Abramo dove doveva sacrificare suo figlio, il perché, a Mosè il monte e il perché. Amen. Guardate, ora attenzione, voi non ci credereste, ma ve lo dico in verità, come è vero che l'Eterno vive, in questo istante il Signore mi ha dato da capire una cosa. Non a caso, vedete, quel discorso che abbiamo fatto prima rientra nell'ammaestramento di questa sera. Dici perché? Perché non appena io ho detto, ecco, che Nadab e Abiu non avevano offerto avevano offerto al Signore un fuoco non ordinato da Dio, furono bruciati. Uzza che toccò l'arca, perché Dio lo fulminò?
perché Dio non glielo aveva ordinato a lui di toccare l'arca. L'arca la potevano toccare soltanto i sacerdoti. Amen, gloria a Dio. Vedete, quindi, quando si fa una cosa, piccola o grande che apparentemente che sia, e non è ordinata da Dio, allora già si entra a commettere peccato. Amen? Gloria a Dio. Dice, ecco che Dio non aveva ordinato. Questa sera c'è stata un po' di incomprensione, però giustamente. Voi cosa pensate? Che il fatto che io ho detto che nei culti che vanno in onda si deve sentire la Chiesa presente, allora, non è, vedete, una cosa che me la sono inventata, è il Signore che me l'ha fatta sentire, quindi posso dire che è stata ordinata dal Signore. Amen. Se non si fa, si entra in trasgressione, si entra in peccato. Alleluia. Amen. Quindi nel campo di Dio, noi che lavoriamo, che il Signore ci ha scelti a lavorare nel suo campo, dobbiamo fare scrupolosamente tutte le cose che Lui ci ordina di fare. Amen. Gloria a Dio. E allora, perché sia glorificato il Dio? Guardate. Allora, ed ecco, quindi gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto, e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Alleluia. Amen. Ma ora, figliuole, fratelli, un paralitico sopra un letto, che trascorre la sua vita paralitico sopra un letto, che peccato può fare? Se ne va a rubare, se è paralitico e non si può muovere. Amen. Ma quindi questi peccati che Gesù ha trovato, ha visto nel paralitico, devono essere dei peccati magari non tanto gravi, però agli occhi di Dio il peccato è peccato, qualunque esso sia, piccolo o grande. Alleluia. Amen. Perché il peccato rende impura la persona. Ci siamo? Ecco, vedete, quando voi venite all'unzione, voi ricevete non solo la guarigione, se in quel momento ricevete, ma voi ricevete addirittura il perdono dei peccati, perché il Signore prima toglie il peccato e poi guarisce, perché Dio non può, in poche parole, chi opera la guarigione è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non agisce, non si può posare su una persona impura. Amen. Quindi deve essere purificata. Ora, giustamente, Gesù dice il vero: vai, i tuoi peccati ti sono rimessi. Alleluia. Amen. Quindi tutte le altre volte che Gesù guariva o liberava, lui rimetteva i peccati. Alleluia. Perché, torno a ripetere, lo Spirito Santo non può operare dove c'è la presenza del peccato. E sia glorificato il Dio che mi ha dato da capire questo. Quando voi, o anche io, che vado in preghiera e chiedo un qualcosa al Signore, un suo intervento, ecco, non devo dire, seguitate, non devo dire: Signore, fammi questa grazia. Amen. Ma no, ecco, dobbiamo avere ora la totale convinzione, coscienza, conoscenza
di prima di chiedere al Signore quello che noi vogliamo ricevere da Lui, dobbiamo dire: Signore, io vengo a te, perdona i miei peccati. Perché se uno non ci pensa ai peccati e va solo per chiedere al Signore, dice: tu come ti presenti? È come quello lì dice: mi dia che so, un litro d'olio, da chi ha il diciamo che vende l'olio sfuso, no? E lui dice: ma lei lava il contenitore? So che ci metto. Ma perché lei non lave? Allora, attenzione. Uno che cosa fa a quel punto? State attenti, eh? Se voi andate da chi avete bisogno, quindi, di un litro di olio, andate da una persona, anticamente non è che ognuno te bustiglio si andava e lo vendevano, perché c'era infatti un contenitore diffusore di queste cose, allora quindi a questo punto voi cosa fate? Aspetta, allora, invece di olio, perché altrimenti qualcuno può non capire. Oh, allora, ci siamo? State attenti? Oh, sì o no? Altrimenti mi sentivo. E allora, se voi andate dal distributore di benzina, no? E ci dice: senti, mi dia un litro di benzina oppure 5 litri di benzina, no? Quando uno va, quello dice: e uno ci ha messo sta benzina? Lavo contenitore? Dice: no. Ma scusa, se uno la benzina non ci ha messo la benzina, c'è, però amen. Se uno va da macchina, dice: da macchina. Ma se uno è a piedi, va, che vuole? Allora uno che cosa fa? Dice: ma vero è, mi sono dimenticato di portare un recipiente. Gentilmente, lei ce l'ha il recipiente? Lui dice sì o no, no? Può dire. Però in questo caso il benzinaio non è un uomo, è Gesù, che lui ce l'ha. E allora, per poterci dare quello che noi chiediamo, bisogna quindi che noi portiamo dove mettere. Alleluia, amen. E quello che il contenitore che noi dobbiamo portare per poter mettere la benzina e il benzinaio deve essere pulito. Perché se è sporco, dice: che ci metto? Cosa benzina? Cosa sporco? Amen. Allora, a questo punto Gesù è il benzinaio. Noi siamo quelli che vogliamo avere, diciamo, questa benzina. E allora, noi per poter poi andare a casa con la benzina, seguitemi attentamente, dobbiamo o riconoscendo che siamo mancanti di quel contenitore, che non ce l'abbiamo, o noi in partenza diciamo: guardi, lei ce l'ha un contenitore, perché avrei bisogno per esempio un litro di benzina oppure 5 litri di benzina? Lui mi dice sì. Va bene? Quindi se noi no, siamo sprovvisti, quindi dobbiamo prima chiedere e poi dire quello che noi vogliamo. È giusto? A benzina. Amen. Allora, a questo punto noi possiamo avere la benzina, quello che noi abbiamo di bisogno, grazie a quello che noi se l'abbiamo portato il contenitore, oppure grazie a colui
che ci ha visto che eravamo sprovvisti e ce l'ha dato lui stesso di sua spontanea volontà. Amen. Ora, quando noi andiamo da Gesù per dire: Signore, fammi questa grazia, dammi sta benzina, allora lui dice: un contenitore online, gente non dove mettertelo. Alleluia. Allora, uno cosa, lui cosa dice il benzinaio? Bene, lei non ce l'ha, glielo do io, tenga e ci metta benzina. Quindi il benzinaio ci dà il contenitore e ne mette pure a benzina. Quindi tutto è partito da lui. Se il contenitore l'abbiamo portato noi, allora il benzinaio che cosa fa? Magari ci dona una sciacqua d'edda, da cosa sapete che è, perché ce lo sporco, no? E poi ci mette la benzina. Amen. Allora, la richiesta del diciamo che dobbiamo fare noi al Signore deve partire o da noi, guardate, no? Se diciamo vogliamo ricevere una grazia, dobbiamo dire: Signore, io non merito, sono un peccatore, ma vengo a te così, privo di ogni di tutto ciò che avrei dovuto portare, avere, possedere. Amen. Allora il Signore dice: non ti preoccupare, e lui interviene. Amen. Se noi, ecco, se il Signore vede che noi siamo stati nella semplicità, allora dice: figlio bello, ma tu devi buttare un contenitore, così. Comunque te lo do io, perché altrimenti non ti posso dare. Amen. Quindi allora noi vediamo che il contenitore è indispensabile per poter noi avere la benzina. Allora, il peccato, la nostra purificazione è come quel contenitore. Il Signore non può mettere del suo se no, amen, se noi non possediamo diciamo quella purezza. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi è come indispensabile è il contenitore, perché quello lì il benzinaio può mettere la benzina, così è indispensabile che per ricevere quello che noi abbiamo di bisogno da parte di Dio ci sia tolto il peccato, cioè che il nostro, la nostra persona sia come un contenitore pulito. Amen, gloria a Dio, alleluia. Ed infatti, vedete, Gesù dice: figliuolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Alleluia, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vedete come effettivamente lui capisce che il paralitico non ha quella sapienza, quella conoscenza dei misteri di Dio. Fratelli, erano, in questo momento erano rari quelli che andavano da Gesù per dire: perdona i miei peccati, perché, ma tutti andavano per ricevere. Amen. Ora dice il Signore: i tempi dell'ignoranza sono passati. Oggi lui non vuole che il suo popolo viva nell'ignoranza di quelli che sono vissuti nell'ignoranza per mancanza di ammaestramento. Alleluia. Quindi è non importante, è indispensabile che quando, sia quando venite all'unzione, che quando pregate a casa, o dico pregate, quando preghiamo o altrove, per ricevere una grazia dal Signore, dobbiamo sempre chiedere: Signore, perdona i miei peccati, sono venuto per chiederti una grazia, però ti prego prima, perdona i miei peccati. Allora Gesù ci dirà: vai figliuolo mio, i tuoi peccati ti sono rimessi, vai in pace, e ci concede la grazia che noi abbiamo chiesto.
Perché tante volte, vedete, noi non riceviamo perché la nostra mente è talmente presa, diciamo, dalle cose della vita, che effettivamente andiamo dal Signore tranquillamente, come se niente fosse. Sì, ora vado all'unzione, ora prego il Signore, che il Signore mi dia. Ecco, invece no. Da questa sera il Signore dice: volete ricevere grazia? La prima cosa più importante è: Signore, lavami e purificami con il tuo sangue, con il tuo spirito. Ti chiedo grazia, alleluia, amen. Non dimentichiamoci che tutte le volte che noi andiamo al Signore, tra noi e Lui ci sono da impedimento i nostri peccati, piccoli o grandi che siano. E tante volte non si riceve grazia perché, appunto, alleluia, i nostri peccati ci separano, fanno un muro di separazione tra noi e Lui. Alleluia. Amen. È stato bellissimo, vedete questo. Allora dici: figliuolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora alcuni scribi dicevano fra sé: costui bestemmia. Alleluia. Amen. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Vedete, il pensare già cose malvagie è peccato. Fratelli, come tante volte dice: ma tu perché non accetti il Signore così, così, così? Ma io, grazie a Dio, non bestemmio, non rubo, non commetto adulterio. Io che mi fa dare il Signore? Che mi fa fare il Signore? Alleluia. Fratelli, alleluia. Se ci fossero dei giusti oggi, oppure se ci fossero stati dei giusti nel passato, Gesù non sarebbe andato in croce. Se Gesù è stato costretto di andare in croce, alleluia, è perché il mondo è stato e continua ad essere pieno di peccati. Alleluia. Anche noi credenti, e che uno può dire: ma io, vedemmo, in che cosa posso sbagliare così? In che cosa, diciamo, ma io ho peccato, non ne ho. Fratelli, se noi pensiamo di non avere peccato, facciamo bugiardo a Dio. Amen? Allora, se noi non ci ricordiamo, dobbiamo ugualmente andare: Signore, io vengo a te, non mi ricordo in questo momento se ho sbagliato, ti prego, tu perdonami. Alleluia, tu perdonami. Allora noi facilitiamo il compito del Signore per operare in noi. Se noi andiamo con i nostri peccati, lo blocchiamo e Lui non può operare. Pensate che Lui a Nazareth, proprio nella sua città, dice in un altro posto che non ha potuto fare molti miracoli a causa della loro incredulità. Amen, gloria a Dio. Vedete? Quindi che già l'incredulità è peccato. Quindi, fratelli, i peccati che sono tali agli occhi di Dio possono essere, no, possono essere, sono un'infinità, e che noi non li conosciamo, ma Lui li conosce. Alleluia. Perché magari quelli che portavano sto poveretto lì sul letto, dice: ma sto povero disgraziato, che peccato può avere? Per voi non ha peccato, ma agli occhi miei sì. Voi non li vedete, ma io li vedo. Amen, gloria a Dio. Allora, io che vedo e che posso perdonare, dico al paralitico: vai, figliolo mio, i tuoi peccati ti sono rimessi. Amen. Quindi questa sera nessuno di noi si reputi giusto.
non facci muore a cosa che dici, ma io non mi reputo giusto. Va bene, va. Basta che uno si confronta con qualche nauso, ma io sempre sogno meglio che tu. No? Scusa, se tu sei meglio che tu, allora quindi, fratelli, no, vedete che noi possiamo peccare in tanti modi, in tante maniere. Quindi ci conviene, perché questa sera il Signore, ecco, non è che ne sta pigliando a bastonate, ci sta dando il suo consiglio, come noi dobbiamo agire nei suoi confronti. Alleluia. O la vidi o non la vidi, tanto la vidi stesso. Dice, amen. Allora, quando venite per chiedermi qualunque grazia, dovete presentarvi da me dicendo, chiedendomi, Signore, perdona i miei falli, perdona i miei peccati. E io vi risponderò, vai figliolo mio, vai figliola mia. La grazia è stata fatta. E Dio ci benedica. Alleluia.